Siamo qui a Positano, siamo con mister Antonio Guarracino. Mister, allora, qui proprio sotto al simbolo di Positano, dove è nato il Sambito Positano, che ricordiamo l'ha fondato Don Raffaele Talamo nel 1956, ora hai riportato in auge questa squadra. Qual è il tuo segreto? Assolutamente non mi prendo i meriti da solo e comunque non potrebbe mai farlo una sola persona, quindi vanno equamente ripartiti per tutti quanti, partendo menzionando già il primo dirigente a braccio che ci ha ospitato anche per questa intervista, il signor De Martino, passando per tutti coloro che col tempo, la competenza, la passione e perché no anche i contributi economici hanno permesso la nascita di questo progetto che poi pian piano ha preso corpo e ha vissuto il miglior momento ieri nell'apoteosi della vittoria del Verona. Progetti per il futuro? Progetti per il futuro sempre positivi. Noi quando ci siamo conosciuti abbiamo cominciato l'avventura, era un programma pluriennale e che già abbiamo bruciato le tappe, visto che la promozione nella categoria successiva era prevista in un biennio, nel senso il primo anno si programmava, il secondo anno si traevano i frutti della vittoria del campionato di promozione. I ragazzi sono stati così bravi da riuscirci in un anno solo, quindi ci troviamo avvantaggiati, ma comunque lavoreremo per migliorare tutto quello che abbiamo fatto. Non solo il senior, una delle cose più belle sono i giovani che stanno crescendo. Infatti dicevo l'apoteosi è stata ieri perché c'era più gente ed è la prima squadra, diciamo il fiore all'occhiello delle società, ma noi abbiamo cominciato i nostri discorsi proprio con Giovanni, Raffo e Maria che sono diciamo, i responsabili della scuola calcio in qualità di dirigenti, impiantando proprio un discorso nuovo a partire dai ragazzi, come infatti abbiamo avuto un grosso riscontro anche come numero e come qualità di lavoro partendo dalla scuola calcio. Va bene, grazie, in bocca al lupo e alla prossima. Va benissimo, grazie.